Salve pinguini, oggi siamo qua con un nuovo ospite, presentati. Ciao a tutti, sono Davide, sono un ricercatore scientifico, anche io vivo nel Regno Unito. Nella terra di sua maestà, esatto, il re. Ormai il re, esatto. Amico di Valero da lunga data e contento di essere qui. Dunque, oggi, poiché noi siamo entrambi sullo stesso ambito, trovavamo stupido che lui mi facesse le domande su cose che lui già sa benissimo e quindi abbiamo deciso di fare un dibattito. Il dibattito di oggi sarà open contro closed source. Però chi difenderà il verbo di closed o quello di open source lo deciderà il lancio di una moneta. Fatto una moneta che non è più una moneta importantissima perché figura sarà storica tra qualche anno. Fatto questa è già una moneta antica. Il format sarà molto simile a quello da Slipknot. Cioè facciamo un'introduzione ciascuno, un botta risposta due volte e una conclusione finale. Però non abbiamo un giudice, però voi potete essere il giudice. Scrivete poi nei commenti quello che pensate. Ci siamo? Okay, ci siamo. Testa o croce? Testa. Giro? Cioè no. Vai, non voglio. No, guarda. Perché? Giro la mano o quello che c'è sopra? Solleva la mano. Tu hai scelto, hai detto? Ho detto testa. Minchia. Croce. Decido croce. Mannaggia. Però io scelgo closer. Allora, introduzione, introduciamo. Aspetta, per l'introduzione iniziamo chi inizia. Ok. O mai tu resti con testa. Vai. Inizio. Oh, quindi devo parlare cos'è l'open source. Tu non devi spiegare cos'è l'open source, ma devi spiegare perché è meglio utilizzare software open source. E i tuoi due minuti iniziano da ora. Allora, perché open source? Innanzitutto credo nel condividere la conoscenza in generale, anche perché il mio mestiere è molto correlato. E poi mi piace l'idea che una comunità può contribuire a un progetto importante, come può essere quello di un software. Quindi un altro aspetto per cui l'open source è importante è che spesso si trovano bug, quindi se uno pubblica il codice di un qualcosa, altri programmatori possono trovare dei problemi nel codice, problemi di sicurezza ad esempio. E allo stesso momento, se un'applicazione ha delle intenzioni malefiche, diciamo, hanno delle intenzioni cattive, tipo di, non so, spiarci o fare cose a nascosto dagli utenti, altri utenti esperti potrebbero, vedendo il codice, potrebbero insomma fare presente questi problemi. Altre cose, come dicevo, però il punto principale è una questione filosofica, che è quella di contribuire alla conoscenza. Scusate, nel frattempo accendo il Nino. Contribuire alla conoscenza, esatto, cioè di contribuire alla conoscenza globale. E ovviamente, essendo i software delle cose molto complesse, se le pubblichiamo possiamo avanzare con il conoscere tecnologico più velocemente. Penso che questo è un... Hai altri 20 secondi. Questi altri 20 secondi, voglio salutare mia mamma. No, scherzo. Ora, 15 secondi, non mi vengono in mente altre... Vabbè, rinuncia al tuo tempo. Rinuncia al mio tempo. Vabbè. Tocca a te. Vado io. Tutto quello che tu hai detto è vero. Sono d'accordo. Tuttavia, noi dobbiamo contestualizzare due cose. Ora, tu giornalmente utilizzi software libero, open source. Quasi totalmente, sì. Non parlavo del tuo tempo, ma di ogni giorno. Sì, sì. Quando tu apri qualunque programma open source, qual è la scritta che ti spunta sempre? Soprattutto quando apri un programma a terminale open source, c'è una scritta che compare sempre. Che questo programma viene senza responsabilità. Questo programma viene dato così come lo vedete e non mi assumo nessuna responsabilità. Esatto. Anche di programmi comunque molto delicati in un sistema operativo. Esatto. Ora, il closed source, ovviamente ci sono delle proprietà intellettuali che magari qualcuno potrebbe essere in disaccordo su tenere segrete, perché la conoscenza va condivisa. Siamo d'accordo. Però quando tu compri qualcosa, tu puoi imputare delle responsabilità. Per esempio, io uno dei più grandi programmi closed source e che uso e che non riesco a fare bene, tu sai benissimo, è Adobe Premiere. Sì. Però io quando io ho i coglioni girati con Adobe Premiere, io so che se vado sul forum o trovo una risposta al problema
o direttamente il supporto tecnico, loro mi rispondono. Esatto. Ora, questo cosa significa? Che il programma closed source, il fatto che ci sia delle aziende solide che ormai operano nel settore da diversi decenni, ti danno quella garanzia e quel, diciamo, supporto che comunque magari lo stesso equivalente open source ti dà in termini di robustezza, perché Linux è robusto, per esempio, prendiamo Linux, però loro dicono non è colpa mia. Perfetto, giusto. Due minuti utilizzati perfettamente. Ora, come rispondere alle mie argomentazioni? I tuoi due minuti iniziano da ora. Allora, il discorso dobbiamo intanto separare due cose, come abbiamo detto prima. Quando un software è open source, non vuol dire che non è monetizzato, giusto? Io non parlo di monetizzazione, io parlo di azienda che sta. Esatto, quindi se c'è un'azienda, adesso vengono in mente dopo degli esempi, ma ci sono aziende che propongono un servizio di supporto. Certo, Red Hat è uno di quelle. Esatto, quindi pubblicando comunque il codice. Red Hat, quindi, Oracle. Diciamo, esatto, quindi hai, diciamo, hai il best of the two worlds, right? Quindi hai entrambi i benefici di entrambi i mondi, giusto? Perché hai il codice pubblicato, quindi chi vuole imparare, chi vuole copiarlo, anche questo è un altro discorso ancora, certo. Lo può fare, ma se tu utente hai dei problemi che non riesci a risolvere da solo, puoi comunque contattare un'azienda che ti aiuta. Quindi, ripeto, una cosa non esclude l'altra. Sì, e nel tempo che mi rimane, appunto, volevo anche introdurre quest'altra cosa, che anche se il codice è aperto, non è detto che tu lo possa replicare o usare come tu voglia. Ah, okay. Guarda, con me è sicuro. Quindi qua nel senso che è questione di licenze, perché ci sono tanti tipi di licenze, alcune che appunto permettono di replicarlo e distribuirlo e modificarlo come ti piace. Linux è uno di questi, almeno il kernel di Linux, però molti codici si è pubblicato, ma tu non lo puoi usare e distribuire come vuoi. Esatto. Di questo magari ne parliamo dopo. Tu rinunci al tuo tempo così. Cerco di essere succinto. Ok, io ti rispondo con diverse cose. Punto numero uno: quando tu hai detto che su programmi open source c'è un'azienda, è vero, però il supporto lo devi pagare. Certo. Per esempio, su Red Hat tu hai il software libero che si chiama Fedora, ma poi c'è Red Hat Enterprise, cioè che costa uno sbotto. Oracle con MySQL, o MySQL come dir si voglia, c'è MySQL free, ma poi c'è quello che costa. Quello pro. Non so se siamo pro, però ci siamo capiti. Ora, invece, quando tu hai un problema con i software libero, tu ti interfacci soprattutto con la comunità, che è tanto una cosa bella, cosa che noi facciamo sempre. Esatto. E però quando tu interfacci con la comunità hai delle soluzioni e idee disparate e devi trovare su Stack Overflow quello proprio giusto che ti risolve il problema. Ora, non dico che tu con un programma, diciamo, chiuso tu non possa avere dei problemi, però diciamo il mio punto di vista è che secondo me non possiamo dire è più bello l'uno o più bello l'altro. Io per esempio, da quando tu mi hai fatto conoscere WPS, a me mi sei portato il cervello. Chi non sapesse cosa fosse WPS, è una suite stile Office che, a differenza di quelle opere che già esistono tipo LibreOffice, che è una merda dal mio punto di vista, è geniale. Cioè è quasi identico a Word o a PowerPoint o a Excel. È closed source, però non si paga. Esatto, perché qua c'è un'altra cosa. Qui c'è un'altra cosa. Open non vuol dire necessariamente free. Esatto. O viceversa, giusto? Esatto. Comunque, per gli ultimi 5 secondi, per chi volesse approfondire delle licenze, io ho fatto un video che metterò qui sopra. Benissimo. Hai il tuo ultimo, diciamo, secondo round. Ok. I tuoi due minuti partono da... A me i tuoi due minuti non li usi mai tutti. Partono da... Di cosa devo parlare? Tu devi rispondere a me. Tu rispondi a quello che ho detto giusto, io. Giusto. Allora, parlando di WPS, non sponsorizza questo contenuto, ma è un'ottima alternativa a LibreOffice. Però è closed.
LibreOffice, qual è il fatto? È aperto, è il codice è aperto, è là per tutti, però tipo PowerPoint è molto molto indietro secondo me, mentre Excel e Doc, diciamo, l'equivalente, vanno bene, mentre WPS è chiuso. Ora, il problema fondamentale è WPS perderebbe soldi se pubblicasse il codice, diciamo, sarebbe diverso se il codice fosse chiuso, se fosse aperto, quindi secondo me no, quindi secondo me WPS, l'azienda che fa quel software, potrebbe continuare benissimo come adesso e potrebbe continuare a vendere il prodotto, è gratuito, però c'è una versione, diciamo, non gratuita, e potrebbe fare entrambe le cose. Ora, tu potresti ribattere che se tu lo pubblichi te lo copiano, e quindi, diciamo, tua azienda ci perdi. Ma ripeto, siccome abbiamo parlato di licenze prima, se tu lo puoi pubblicare con una licenza più restritta, più stretta, e quindi poi chi ti copia il programma incorre in azioni legali. Quindi, ripeto, un codice aperto non vuol dire codice gratuito necessariamente, quindi... Se il codice è gratuito non vuol dire che sia, diciamo, cioè il programma gratuito non vuol dire che sia aperto. Esatto, quindi le cose sono c'è un overlap molto, un overlap considerevole, esatto. Quindi ripeto, secondo me possiamo averli entrambi, possiamo avere sia programmi gratuiti o a pagamento, ma con il codice aperto. E con questo io finisco più dei miei 2 minuti. Sempre così! I miei 2 minuti per risponderti partono da ora. Allora, i programmi closed, o comunque il software closed, come dicevi tu, la tua domanda è giusta. L'azienda X perderebbe soldi se pubblicasse il codice? Io faccio un esempio di un'azienda di successo che ha rilasciato uno dei codici più critici del suo sistema operativo, Apple. Darwin, che è il kernel, è libero. Andate a scaricare, anzi metto in descrizione il link di GitHub. Non lo sapevo, sai. Ma Darwin? La versione attuale del kernel? Questo non lo so, ma Darwin, anche se 2 versioni fa, è libero. Sì. Quello che rende poi, cioè quello che poi sono closed su sistema operativo di macOS X, che lo sappia, sono, a parte l'interfaccia grafica, i driver. Quelli sono proprietari. Okay. Ma il kernel è libero. Ok. Che non è poco, eh? No, non è poco. Non è poco. Poi ci sono aziende super mega blindate. Come tu pensi, stanno avvicinando all'open source sempre di più, e Microsoft ha fatto un cambiamento radicale, soprattutto da quando Bill Gates non è più il CEO di Microsoft. Tuttavia, però, io capisco la loro necessità di voler difendere alcune implementazioni. Ti faccio un esempio. Microsoft, quando implementa roba tipo per Windows, comunque ho visto che ci sono delle pubblicazioni. Quindi se tu te lo puoi implementare, ti va a leggere il paper e te lo implementi. Beh. Perché ti devo dare il codice io? Se io mi faccio il fail scheduler di tutta la coppola della minchia, ma se scarichi il paper? O ti leggi un libro di sistema operativo come studiamo all'università? Nella ricerca è più facile implementare un... scusa, ti ho... Grazie, avevo gli ultimi 15 secondi. Quindi... Ma altri 15 secondi da adesso. Quindi, ora, noi dobbiamo... Avevo gli ultimi 15 secondi, proprio rispondo velocemente. Noi dobbiamo disaccoppiare l'idea dall'implementazione. E oggigiorno, tu come sai, le idee vengono tutte pubblicate. Esatto. Quindi non capisco perché devo dare la mia implementazione. Ora, tu hai 2 minuti per fare la conclusione finale, riassumere e convincere il popolo. Quindi non sprecare rispondendomi, convincere il popolo di internet che ci guarda, ovvero tutti i nostri pinguini. Ok. A utilizzare software open. Ma per essere due pinguini. Ok. Cioè, di default devo utilizzare il software open. Proseguiamo. Bene, allora, se credi nella conoscenza pubblica, nella conoscenza globale, allora dovresti supportare il codice aperto, l'open source. Perché sebbene quello che dici tu è vero, che le idee sono tutte pubbliche, il tutto anche là è discutibile, perché ci sono spesso molte conferenze, molti journal che sono sotto pagamento, quindi se tu, la tua università, o tu non sei più l'università, diciamo, non ha accordi con quel publisher, tu hai problemi ad accedere a quell'articolo, per esempio. Questo è un argomento. E poi c'è da dire che, come noi sappiamo bene, implementare un'idea non è facile a volte.
a volte ci sono tante, cioè molto del contributo tecnico è parte integrante dell'idea, è parte della pubblicazione, e spesso quei dettagli non vengono citati. Quindi io capisco le tue argomentazioni, spesso in ambienti tipo la sicurezza informatica posso capire alcune argomentazioni per quanto riguarda il codice chiuso, ma gli algoritmi che usiamo comunque per criptare, quelli sono tutti pubblici, quello che è più alto è la chiave di criptazione, diciamo. Sì. Quindi anche là è un altro argomento, spesso anche quando uno pensa alla sicurezza dice ah ma se è pubblico non è sicuro, non è così. Quindi per concludere abbiamo detto che conoscenza è importante, quindi pubblicare il codice è molto importante. E questo è importante sapere, è importante capire che questo può coesistere con monetizzazione, perché il codice pubblico non significa che siamo tutti samaritani. Tutti dobbiamo le bollette vanno pagate. Esatto, abbiamo tutti bisogno di soldi. Ci sono dei grossi esempi di codice aperto sotto monetizzazione come Red Hat, codice aperto. Io riassumo il mio pensiero nei prossimi 2 minuti. Dunque, io sono d'accordo che tutto debba essere libero, però quello che dico io è che io capisco la necessità di un'azienda di voler tenere determinate robe private, perché ci potrebbero essere dei segreti industriali su cose o attuali o su implementazioni future che magari loro vogliono tenere segrete, perché magari non vogliono perdere una fetta di mercato dal punto di vista hardware. Perché se io Apple voglio inventarmi Thunderbolt 6, però io già prevedo alcune cose nel codice adesso, se io lo rilascio qualcuno capirà che voglio fare il Thunderbolt 6 e mi fottono una tecnologia che ancora io devo sviluppare e devo pure brevettare. Però già magari su alcune cose dal punto di vista implementativo posso già desiderare cosa poter avere, magari io sistemo il codice per accomodare robe che magari devo implementare negli anni. Quindi io posso capire che ci sono delle necessità dal punto di vista, diciamo, aziendale, che vuoi tenere privata, perché magari non è solamente una cosa che nasce e finisce sul codice, perché il codice non funziona nell'aria, Davide. Il codice funziona dentro una macchina, e quindi le cose devono essere dare e avere. Come tu pensavi, io uso Raspberry Pi. Raspberry Pi è un esempio di hardware open source. Tutti possono fare il tarocchi di Raspberry Pi ed esiste, non è uno di là pure. Sì. Tuttavia, se io sono Intel e io implemento la tecnologia del Hyper Threading 3.0, io non voglio dare ad ARM. Che tra l'altro ARM mi scassa la testa. Competizione, certo. E queste robe poi vanno riflesse in codici in sistemi operativi, se voglio sfruttare quella nuova tecnologia. Quindi, in conclusione, io dico, per concludere, voglio che tutto sia aperto, un po' come apre Duccio. Voglio che apri tutto! Voglio che smarmelli! Non dovevi supportare il costo. No, io vorrei che tutto sia aperto, però quello che dico, non demonizzo il closed source. Io, perché capisco che determinate aziende hanno dei segreti che voglio tenere segreti. Ma non lo demonizzo neanche io, sinceramente. Lo so che forse in questo video dovremmo fare un video polarizzante, ma siamo persone. L'idea originale ci dovevamo scannare. Siamo diventati troppo britannici. Il discorso è che tu sei pro open. Io comunque siamo entrambi persone di ragione, quindi. Però difeso bene. Difeso bene. Esatto, che forse è troppo bene, nel senso. Troppo pro open. Deve essere un po' più. Allora, secondo me, se avessimo fatto questo video 10 anni fa sei stato un po' più, diciamo, strict, come dire in inglese. Intransigente. Questo perché? Perché, come ho detto io, molte aziende, Microsoft, cioè immagina Microsoft che tu puoi installare, come si chiama, il Linux Subservice System. Sì. Cioè, 10 anni fa era fantascienza. Ma non solo, tanto è vero, le cose sono cambiate parecchie negli ultimi 5-10 anni, come ad esempio il fatto che Microsoft si avvicina parecchio al mondo Linux. È una cosa bellissima, secondo me. Per quanto io non uso Microsoft. Lascia perdere che è bellissimo. 15 anni fa era impensabile. Esatto, era impensabile. Quindi le cose sono migliorate parecchio. Il discorso dell'hardware è un discorso molto serio, perché appunto. Soprattutto in un periodo di crisi di semiconduttori. Esatto, quindi il software non campa nell'aria, quindi. Questo è un argomento molto valido. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è la seguente.
pubblicare il codice, spesso se tu hai un nome dietro, se io pubblico il mio progettino, diciamo, del weekend, la gente lo trova, fa copia e incolla, vabbè, ma se tu sei... Ma se tu sei Microsoft, comunque hai una certa reputazione, e pubblichi un codice scritto male, un codice con dei bug, insomma, anche una questione di reputazione forse che c'è da considerare. Non solo, spesso il codice dell'azienda è un po' di spaghetti code, no? Ci sono molte cose raffazzonate che non sono belle da vedere, quindi... Ma che lo sappia, in quei casi le cose raffazzonate sono le cose legacy. Ok, certo, ma questo è un altro argomento. Non discorso... Quello è un altro argomento, infatti. Ad esempio, quando noi scriviamo articoli, l'implementazione, diciamo, che poi pubblichiamo è il sito da capo, no? E quindi questo... La prima cosa che manca nel mio codice, sai cos'è? I commenti. Esatto. I commenti non esistono. Esatto, quindi questo, se noi appunto nel nostro piccolo capiamo che comunque è un lavoro non... un lavoro considerevole quello di pubblicare il codice in maniera pubblicabile, posso anche capire perché le aziende non lo vogliono fare. Per una questione di reputazione, è una questione di tempo da impiegare nel pubblicare qualcosa, nel rifinire qualcosa che sia pubblicato. Voi cosa ne pensate? Open o closed source? Scrivetemi nei commenti. E prima di concludere, io vi rimando a questi video, di cui uno è quello che dicevo io sulle scienze software, e l'altro, visto che tu hai citato il codice raffazzonato, andatevi a vedere il video che ho fatto su Windows Me e delle bestemmie che ci ha fatto fare. Bel video. Dai, io ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie e per aver prestato la tua simpatia. Grazie. E ci vediamo noi col prossimo video. Ciao!